Brufola è sorto sul mio viso e oggi è una bellissima giornata di sole. Oddio, non vedo niente. Tra poco lezione, in realtà è già iniziato da un'ora. È lo stesso. Purtroppo è finita la marmellata, mi sono dimenticata di andarla a comprare. Quindi stamattina mangeremo pane e... Ok, ora mi si è appannata la macchina, ora mi si è appannato lo... Buono. È un po', sono un po' di nuvole, però non dovrebbe piovere, speriamo che non piova. Cioè, in realtà non mi dispiace la pioggia, però spero che non piova. Ora guarderemo il meteo di oggi. Purtroppo pioverà intorno alle 3 e poi sarà una bella giornata. Grazie. Ta-da! Ora mi vesto, so già che, dato che gli altri giorni mi sono vestita leggera e ho avuto un gran freddo, oggi che mi vesto pesante sarà un gran caldo, già me lo sento, però è lo stesso, noi siamo persone superiori al tempo, il tempo non ci tocca e quindi mi vestirò pesante. Prima di far iniziare la mia giornata volevo leggervi queste parole, indipendentemente dalla vostra religione o dal vostro credo e tutto il resto, penso che siano delle parole belle da condividere. E Papa Francesco consiglia ai giovani di diventare artigiani di futuro, essere capaci di sognare, mettersi in gioco puntando su grandi ideali, di costruire una nuova fiducia nella vita, trasformare la difficoltà in un'opportunità, prendere la vita nelle proprie mani e decidere responsabilmente, avere il coraggio di andare controcorrente, essere protagonisti del cambiamento della società, essere costruttori di un'umanità nuova, divenire cittadini responsabili. E penso che siano veramente dei consigli utili per affrontare al meglio la propria vita universitaria, ma la propria vita in generale. E sperando che questi consigli vi possano illuminare la giornata, direi di far iniziare la mia giornata perché se no arriverò tardi. Cioè già sono in ritardo, però non vorrei far diventare il ritardo ancora più grande. Ok, va bene. Bene, direi di iniziare la nostra giornata. Ok gente, siamo arrivati a lezione, cioè a lezione siamo arrivati. Ora entro a lezione e quindi... Facciamo silenzio. Ciao ragazzi, vi aggiorno sulla mia giornata
in pratica sono andata a lezione, ma non ho finito a mancanza e quindi ho resistito un'ora e mezza dopo che sono tornata a casa. E poi mi sono messa a guardare, ho sentito la necessità di avere un puff in camera mia e quindi ho guardato su Amazon. Tra i tanti puff che c'erano ne avevo trovato uno bellissimo, dopodiché ho inviato la foto a mia mamma per chiederle se lei avrebbe approvato la mia idea geniale di avere un puff in camera e lei mi ha risposto di no, perché sennò il mio puff mi eviterà ancora di più dal momento che rimarrò seduta lì, conoscendomi lei, per 24 h su 24, e quindi non posso avere un puff e mi accontenterò della mia bellissima sedia. Spero che la vostra giornata stia proseguendo bene. E basta, ci vediamo dopo. E prima di salutarvi volevo dire che vorrei rendere la mia camera un po' più carina, perché è un po' anonima, se possiamo definirla così. E se avete dei consigli su come poter rendere la mia camera un po' più carina, saranno ben graditi i vostri consigli. E del resto basta, faremo una trasformazione bellissima della camera. L'altro giorno ho avuto un laboratorio, dove praticamente dovevamo misurare il nostro respiro per capire se abbiamo delle patologie o qualsiasi altro tipo di problema, e io ho scoperto di avere un'ostruzione moderata delle vie aeree. In pratica come consiste? Praticamente con un piede in bocca, e qui come potete vedere c'è una ventola che gira, e praticamente, vedi, non so se lo vedete, che gira, dovete praticamente respirare con un andamento che adesso non sto a spiegarvi perché non lo ricordo nemmeno io, e da lì dopo capite, il computer misura tutto quanto, state bene. In pratica io non sto bene, però non ci preoccupiamo. Ah, guardate che piccolo gioco. Sapete cosa sono? Immagino che voi sappiate cosa sono questi, perché sapete, li conoscete meglio voi che ci resi sparsi per il mondo. E se sapete cosa sono, siete proprio degli amanti della Cina. Sì. Vado a studiare in biblioteca. Wow, che giornata avvincente, proprio piena di avventure. Allora, ciao a tutti, vi racconto quello che mi è successo in breve. Sono andata in biblioteca perché andavo a leggere un libro. Allora, appena sono entrata in questa biblioteca, che è nuova per me, non c'ero mai stata, mi hanno costretto
per ovviamente rispettare tutto il regolamento, a lasciare tutti i miei averi dentro a un armadietto. Dopodiché mi hanno consegnato le chiavi e ho dovuto dare il mio documento a loro. Dopodiché sono salita di sopra, sono entrata proprio dentro la biblioteca ed era pieno di enciclopedie, libroni, ma non c'era traccia di libri normali. Allora sono andata all'info point e ho chiesto per caso ci sono dei libri da leggere. Loro mi fanno che tipo di libri, e ho detto libri di narrativa, di vari generi. E loro mi hanno detto devi guardare il catalogo online e poi dopo prenotarmi da lì. Allora io sono andata al computer, ho cercato libri, ma non sapevo bene che libro leggere perché volevo un po' andare alla ricerca di un libro che mi avrebbe ispirato dal colore della copertina, dal titolo. Invece questa cosa non si poteva fare perché lì sono tipo in un magazzino e poi loro si incontrano. Allora ho scelto il libro, ci ho messo un sacco a cercare il libro nel catalogo online, l'ho trovato, dopodiché mi ha detto di andare all'ufficio dove avrei dovuto ritirare il libro. Sono andata, ho aspettato il mio turno 10 minuti, mi hanno dato un libro che era tipo un tomo enorme, grande così, scritto da Edmondo De Amicis, e gli ho detto guarda, questo non è il mio libro, e loro mi hanno detto ma come? E no, non è il mio libro, non l'ho preso io. E quindi mi hanno detto ok, allora devi fare di nuovo la richiesta di prestito. Quindi ho dovuto aspettare di nuovo il mio turno, e alla fine, quando è arrivato il libro, ho guardato la copertina del libro e mi sono ricordata che io quel libro l'avevo già letto. In tutto questo avevo un gran mal di pancia, dovevo assolutamente tornare a casa e stavo malissimo, quindi, e poi prima che, dopo che ho capito che il libro era il mio, non potevo dirgli no, guarda, non lo voglio più prendere, perché dopo tutto sto giro in baratam sono stata lì, ho aspettato e la tipa mi ha chiesto un altro documento per fare tutta la richiesta del prestito. E non solo, io avevo un gran mal di pancia, questa qui mi ha tenuto 20 minuti perché nel frattempo chiacchierava e contemporaneamente mi chiedeva tutti i miei dati, ed è stata una cosa lunghissima, interminabile. E quindi per prendere un libro che ho già letto e che quindi non rileggerò ci ho messo un'ora. Bene. Allora, adesso faccio la spesa e facciamo un po' di merenda. E insomma, cosa mi consigliate di mangiare? Non potete capire cosa mi è successo. Sono andata al supermercato per fare per comprare dei biscotti da bere, da mangiare insieme alla tisana, e un signore ubriaco, cioè non ubriaco, che puzzava di alcol, mi ha chiesto mi potresti dare un euro? Allora ho detto io ti pago da mangiare ma non ti pago da bere. E sto qui ha preso sto formaggio che costava 4 euro e io ho dovuto pagare sto formaggio quando lui si era già comprato 3 birre e gli mancavano i soldi per pagarsi una cavolo di birra. E sto qui mi ha fatto prendere un formaggio che poi butterà nel bidone, vi rendete conto? Bene, io le mie buone azioni le ho fatte per oggi, basta. Cioè vuoi, ne vuoi un'altra di queste? Ma che senso ha che quello sia rosso e questo è giallo? Infatti no, di solito è rosso, non so perché oggi sia diventato giallo. Boh. Che acqua è questo? L'acqua della bottiglia. Ciao, vi aggiorno un attimo, tra meno di un'ora ho un esame per finale di un corso che ho seguito, perché nella mia università oltre alle materie di base bisogna scegliere un corso da seguire in più. Per farvi capire, questo corso parla di... di cosa che parla? Parla di... oddio, non saprei spiegarlo. Parla praticamente delle molecole che sono all'interno delle nostre cellule, che vengono espresse, comunque ce ne sono talmente tante che alla fine possono causare tumori, malattie e quindi devo sapere un sacco di reazioni
cioè di una molecola che fa attiva un'altra molecola, che attiva un'altra molecola ancora, che è peggio della fiera dell'S, insomma. E ancora devo ricordarmi il nome di tutte le molecole. E poi volevo aggiornarmi un attimo sul tempo, perché come potete vedere tra poco ci sarà un temporale gigante e io sono casa. Ci sono i lampi e i tuoni, ma ancora non è caduta giù l'acqua, e quindi so già che quando io dovrò uscire di casa inizierà il diluvio. Amazon mi fa sempre vedere i puff nella pubblicità dei social. E grazie Amazon. Ho un po' spiovigginato e adesso c'è quell'odore che, che si sente dell'asfalto dopo che è bagnato, e è piacevole. Adesso sto per andare a dare l'esame e ci vediamo a sto punto dopo l'esame, mi viene da dire. Ciao, volevo raccontarvi come è andato l'esame, l'ho finito e non so come abbia fatto a sopravvivere, perché non sapevo rispondere neanche a una domanda e tutti parlavano, io non sapevo con chi parlare e chiedere le domande perché era un po' squallido, dai. Alla fine non ho resistito, ho chiesto tutte le domande a tutte le persone che erano lì, che sono state gentilissime, per cui se stanno guardando questo video le ringrazio veramente di cuore, perché è soltanto grazie a loro che ho passato questo esame. Ora sto facendo la spesa con delle mie amiche. Dai, vi racconto un episodio della mia vita. Un giorno ho partecipato a una gara di cucina e ho praticamente usato questo per fare una torta. No, è vero, non c'è. Ho usato questo per fare una torta e ci ho messo in mezzo la marmellata e tutto, e ho vinto la gara di cucina, e tutti gli altri invece si sono messi a cucinare, a fare tutti gli impasti, io invece niente. Questi qui sono consigli utilissimi che vi possono servire. Ora vi mostreremo come fare una buonissima insalata per la cena. Un pasto leggero e sano. Allora, dentro a questa insalata abbiamo messo l'insalata, la mozzarella, i crostini, questi crostini di Scout, e abbiamo messo edamer, pomodorini, mozzarella. La nostra amica Simona vuole fare l'alternativa e mangia i fusilli con freddato e zucchino. Guardate che meraviglia di cielo! Boom! Fine di video! Sì, è finito. Bene, questa giornata è ormai giunta al termine, ora non mi resta altro che andare a dormire. Spero che siate riusciti ad apprezzare la semplicità della mia vita. Vi auguro una buona notte. Vi ringrazio se siete riusciti a guardare tutto il video. Domani la giornata più o meno sarà uguale, solo che andrò a fare colazione con delle mie amiche, quindi mangerò una buonissima pasta e basta. Ciao, grazie per avermi fatto compagnia. Ciao ciao!